Che avventura! Nasser Al-Attiyah e il navigatore Mathieu Baumel festeggiano il trionfo nel Silkway Rally categoria auto. Con il loro pick-up Toyota Hilux hanno lasciato il segno nell'edizione 2019, che per il nono anno consecutivo ha reso emozionante il viaggio dei motori nel territorio che un tempo era quello della Via della Seta. Al-Attiyah e Baumel completano un 2019 straordinario dopo il loro successo anche nella Dakar. Natura e motori, che binomio! E che incidenti spettacolari nella categoria moto, presente per la prima volta quest'anno nel Silkway Rally. Ma l'importante è rimettersi subito in sella. Lo ha fatto anche l'inglese Sam Sunderland su KTM, non un vincitore qualunque per il Silkway Rally, visto che è stato il primo britannico in assoluto a vincere la Dakar nel 2017. Champagne per lui. Nella categoria camion, dominio ancora una volta russo. Stavolta a portarsi a casa il primo posto è stato Anton Shibalov su Kamaz. Ha resistito a diversi problemi tecnici e ha fatto persino un cambio gomme in tempo record. Hanno concluso la gara 77 mezzi, tra cui 43 auto, 12 camion e 22 moto. Presto una categoria anche per i buggy e per i quad. Tra Russia, Mongolia e Cina, il Silkway Rally tornerà nel 2020, più avventuroso che mai.